Lui è Alberto Fontanarosa, 25 anni, di Vicenza. Se ne stava tranquillo ad aggredire la fidanzata, tenendola per il collo, nel piazzale davanti al mercato ortofrutticolo. Un pensionato di 73 anni è intervenuto in difesa della donna, è stato accolto con un pugno e con dei calci alla testa. Lei è Giovanna Truzzi, 61 anni, di Valdagno, in provincia di Vicenza. È la compagna di Johnny Lozingaro, evaso per amore e catturato nelle campagne di Sassari. Ha passato 46 anni in galera, non è più l'uomo spietato di un tempo, è cambiato, fateci morire insieme. Lei è Consiglia Varriale, di Napoli. A marzo ha scoperto di avere un tumore, era incinta, i medici le hanno consigliato di abortire. La donna ha deciso di continuare la gravidanza, è stata operata quando era al quarto mese, ha fatto la chemio e ora ha dato alla luce la piccola Aurora. Lui è il ministro dell'istruzione francese, Jean-Michel Blanquer. Ha rivolto un appello alle ragazze per il primo giorno di scuola. Basta vestirsi normalmente e tutto andrà bene. Le liceali hanno risposto presentandosi in minigonna, crop top e braccia scoperte. Perché queste raccomandazioni valgono soltanto per le donne? Lei è Breonna Tyler, 26 anni, infermiera di Louisville, in Kentucky. Il 13 marzo scorso alcuni poliziotti fecero irruzione nel suo appartamento, le scaricarono addosso 8 colpi di pistola e la uccisero. Cercavano il suo ex fidanzato, poi arrestato a 10 miglia di distanza. Il giudice ora ha disposto il risarcimento per la famiglia, 12 milioni di dollari. Lei è Adriana Lobo, 88 anni, di Linares, in Cile. La figlia si è fatta intestare la casa e l'ha venduta. E l'anziana è finita per strada, con uno scialle e una valigia. Lui è un uomo di Manchester, nel Regno Unito. È salito sull'autobus con un serpente attorcigliato sul collo e sul viso, come fosse una mascherina. Poi l'ho fatto giocare pure un po' in giro, sotto lo sguardo terrorizzato degli altri passeggeri. Lui è Mohamed Ali, 30 anni, di Vigevano, in Lombardia. È andato allo sportello dell'INPS per chiedere le credenziali di accesso al sistema di identità digitale. Non si può, lei è morto, da 7 mesi. L'impiegata lo avrebbe pure accusato di spacciarsi per un altro. Loro sono quelli che vengono trovati senza mascherina nella provincia di East Java, in Indonesia. Vengono costretti a scavare le tombe per le vittime del coronavirus. Lui è Faizan Ahmad Najjar, 12 anni, indiano. È nato con 2 pollici in più. Si reputa un privilegiato. Ai videogiochi non lo batte nessuno.